Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Come avete già visto nel titolo, oggi vi faccio vedere qualche dupe. Quindi vi faccio vedere dei prodotti delle marche high-end, quindi che hanno un prezzo molto alto, e vi faccio vedere a prodotto una alternativa ad una marca che costa meno, però che ha magari la performance uguale o almeno simile. Cominciamo subito con il primo prodotto. E vorrei cominciare subito con un prodotto che avete visto nel mio video dei miei preferiti 2021. Comincio con il concealer della Tarte. La Tarte è una marca high-end, anche se secondo me non costa così tanto, ci sono delle marche che costano molto di più, però fa sempre parte di una marca high-end. Comunque questo concealer è molto conosciuto e molto amato per due cose. Per la consistenza, che è una consistenza comunque in paragone alla copertura che dà, molto molto soffice e molto semplice, non troppo forte, quindi anche stendendolo sotto gli occhi non va nelle rughe sotto gli occhi. Un prodotto molto molto buono. Una buona alternativa sarebbe quello della L'Oreal Invisible. Anche questo ha la stessa consistenza, quindi è molto molto soffice, molto cremoso, non troppo forte, però comunque ha una buona copertura. Devo dire adesso qua ne ho due colori diversi, quindi per quello è l'unica cosa che è diversa, e anche diverso l'applicatore. Quello della L'Oreal è molto più ciccionetto, quindi si deve fare un po' più attenzione sotto gli occhi, però comunque come prodotto è simile, anzi secondo me è uguale, quindi una buona alternativa. Continuiamo subito con il secondo prodotto, un prodotto per le labbra molto conosciuto, della Fenty Beauty. Questo è il Cream Lip Matte Lipstick. Questo è un lipstick che è molto opacizzante, ma comunque della sua opacità molto molto intensa, dà comunque la sensazione di non seccare troppo le labbra. Un prodotto molto molto buono e anche da consigliare. Però come sappiamo Fenty Beauty costa un po'. Un buon prodotto che potrebbe essere una buona alternativa è praticamente questo della Maybelline New York, il Lifter Gloss. Qua adesso ho un altro colore, però la consistenza del prodotto, come anche l'applicatore, è proprio identico, quindi questo è proprio un dupe in tutte le sue perfezioni. Molto molto bello, provatelo! Rimanendo un attimino dalle labbra, vi vorrei far vedere un altro prodotto molto molto conosciuto, della Too Faced Lip Injection. Questo è un prodotto molto conosciuto a chi piacciono le labbra un po' più rimpolpate, ma in modo naturale. Questo sarebbe un prodotto molto molto buono. Qua questo prodotto è a base di chili. Già vi ho fatto vedere i prodotti che preferisco io, a base di menta, perché io il chili purtroppo non supporto sulle labbra, mi viene un herpes. Però chi supporta il chili sulle labbra, devo dire che ovviamente più della menta il chili funziona molto molto bene, quindi è un prodotto che vale la pena di provarlo. Però sempre Too Faced è un po' costoso. Un prodotto simile, anzi secondo me proprio uguale, è quello della Essence What The Fake. Anche questo prodotto a base di chili, anche se qua sinceramente sembra molto più chiaro, però il finish sulle labbra è lo stesso e anche la reazione delle labbra molto molto simile a quello della Too Faced. Continuiamo subito con un prodotto per la base del trucco. Devo dire che 5-6 anni fa piaceva un trucco molto opacizzante, invece adesso la moda sta un po' cambiando. Anche a me mi piace più un glow naturale, un trucco naturale che abbia una luminosità nel viso che sembra la pelle più sana e più luminosa. Quindi anche le marche high-end hanno lavorato su questa tecnologia, soprattutto una makeup artist, Charlotte Tilbury, ha fatto uscire come uno dei primi prodotti il Hollywood Flawless Filter, un prodotto molto molto buono che funziona veramente bene, però costicchia un po'. È un prodotto che si potrebbe usare sia come primer, quindi sotto la fondotinta. Ve lo consiglio però solo nelle parti dove volete mettere un highlight, perché è molto efficace. Se no si potrebbe mettere anche sopra la fondotinta, dove sempre si vuole mettere un highlight. Il prodotto è molto molto bello, la consistenza è molto cremosa e devo dire che ha un effetto luminoso, ma non c'è il glitter, quindi è più sul shimmer, un effetto bagnato, molto molto buono, ma come ho detto costicchia un po'. Invece una buona alternativa sarebbe della L'Oreal Glow Cherie. Anche il Glow Cherie, che costa molto di meno,
però ha la stessa identica performance che si vede qua, sono identici, però costa molto di meno. Rimaniamo un attimino della Charlotte Tilbury, perché è un altro prodotto che vi vorrei far vedere che mi piace molto è la sua terra. La sua terra è molto molto bella ed è molto molto grande. Devo dire la verità, chi si concede questo prodotto ha tutta la vita il suo piacere di questo prodotto, perché è molto grande e penso che non finirà mai. Molto molto bello. L'effetto è opacizzante, è matte, il prodotto non ha dei glitter, non ha le scime dentro, molto molto semplice. Però stendendolo sulla pelle è molto semplice di applicarlo ed è molto molto buono. Però costicchia un po'. Una performance identica è quella della Essence. Questo è il Sun Club Matte Bronzing Powder e come vedete anche questo ha la stessa identica performance, è sempre matte. E ha nessun shimmer dentro, però devo dire che qua il colore non è così intenso come quello della Charlotte Tilbury, però potete anche mettere più di un strato, quindi alla fine ha la stessa performance elaborando un po' più il prodotto, però molto molto buono. E devo dire che qua della Essence mi piace più l'odore perché sa di vaniglia e mi piace molto. Continuiamo con una marca molto conosciuta e mi sa che anche con il loro prodotto più conosciuto in assoluto. La marca è NARS e il prodotto è il loro blush nel colore Orgasm. È un colore che sembra molto attivo, molto evidente, però mettendolo sulla pelle ha un effetto peachy, quindi un po' tipo pesca, e ci sono pure dei shimmer dentro, quindi è molto molto bello. Un prodotto veramente da consigliare. Però chi non vorrebbe spendere così tanto potrebbe provare sempre della Essence, che costa molto di meno, il Wonderful Pink and Proud, che praticamente la consistenza e anche il finish identico. Continuiamo con un prodotto che avete già visto da me, che lo uso spesso e mi piace molto, il Brow Freeze di Anastasia Beverly Hills. Devo dire che questo è un prodotto che mi piace molto e non ho trovato un prodotto che è veramente buono come questo. È un sapone semplice che si può mettere sulle sopracciglia e metterli in forma. Un prodotto che non funziona al 100% come quello di Anastasia, però che è buono e costa ovviamente molto di meno, sarebbe sempre della Essence, Strong Brow Freeze, anche questo è una pasta e un sapone per mettere in forma le sopracciglia. Continuiamo con la categoria Eyeshadow Palette, una categoria che io amo, e devo dire che la eyeshadow palette più costosa al mondo, secondo me al momento se lo cava bene, Natasha Denona. Natasha Denona però è brava, le sue consistenze del prodotto in sé sono buonissime, però non sono necessarie, soprattutto chi comincia a usare un po' di trucco non è necessario di comprarsi una palette di Natasha Denona, bastano anche altri che hanno una performance simile o buona uguale. Devo dire che soprattutto chi comincia, ve lo sconsiglio pure perché magari qualche consistenza del suo prodotto potrebbe anche essere un po' più complicato a elaborarlo, però Natasha Denona è la migliore. E oltre di questi palette grandi che lei fa, che costano tanto, ha fatto anche una linea più piccola con 5 colori, però devo dire anche questa costa intorno a 21 euro, anche questo si potrebbe comunque risparmiare perché ci sono delle alternative molto buone, tipo questa della Catrice Five in the Box, un prodotto molto molto buono, anche la consistenza e la performance non è proprio quella della Natasha Denona, però è buono, per carità. O se no quello della Bella Occhi che si chiama Color Affair, anche questo è un prodotto che funziona molto bene e abbiamo sempre 5 colori per cominciare. Un'altra marca che fa delle eyeshadow palette molto molto buono è Urban Decay. Io qua vi ho portato la Urban Decay Naked Tree, che ha questi colori molto molto belli che vanno più sul rosa, nude, molto molto belli, e questa ha proprio un dupe, voglio dire proprio identica della Revolution, ha fatto proprio un dupe con i colori, anche i colori identici. Rimaniamo un attimino della Revolution, perché la Revolution è molto conosciuta proprio per questo, che loro sono bravi a fare dei dupe buoni. Qua della Kat Von D
è una marca ovviamente che costa anche questa molto, ha fatto questa palette che io la amo, la uso molto, veramente molto, e la Revolution ha fatto un dupe, anche da fuori il packaging molto molto bello, che i colori sono quasi identici. Molto molto bene. L'ultima categoria per oggi, il mascara. Devo dire che il mascara è una benedizione e maledizione nello stesso momento. Questa funziona da me, non è detto che funziona da voi. Purtroppo le ciglia sono come i capelli, vanno un po' per parte loro. E vi vorrei far vedere il prodotto di una marca high-end, Too Faced, la mascara Damn Girl. È una mascara per chi vorrebbe veramente volume. Quindi non molto che serve che si... allungano le ciglia, ma soprattutto che si mette molto volume. L'applicatore è molto interessante e molto cicciotto, quindi per quello funziona molto bene di avere veramente questo volume che serve per avere le Baba Boom Lashes. Una buona alternativa viene di Kiko Milano. Anche Kiko ha fatto una mascara che si chiama Extra Sculpt e anche qua hanno fatto molto interessante, anzi magari ancora un po' più interessante di Too Faced, questo applicatore, però funziona simile, molto molto bene e costa di meno. Invece a chi piacciono le ciglia più lunghe invece il volume, abbiamo della It Cosmetics, la Superhero Mascara. Questo è un applicatore molto lungo e molto fine, con il quale realizza le ciglia lunghe. Però It Cosmetics costa un po'. Invece un bel tube abbiamo della Essence Lash Princess. Anche questo ha un applicatore identico, lungo, snello, che funziona molto bene di allungare le ciglia. Ragazzi, fatemi sapere come vi è piaciuto, se voi preferite magari high-end o anche una marca che costa un po' di meno. E ci vediamo presto. Ciao ragazzi!